Allora, togli un dubbio ai miei followers. Non mi chiamo né Luca né Ryan. Hai capito già il volo? Continuerò a chiedere. Mai. Tutti mi chiedono, ma si chiama Luca o si chiama Ryan? Perché non capiamo. Comunque, ciao amico, noi in questo video come ti chiameremo? Ryan. Ryan, posso chiederti una cosa? Perché siamo in tre in stanza e il letto è da due? Perché sei venuto adesso, cioè, eravamo le due qua. Sei infiltrato. Dimmi una cosa, dove dorme? Aia, sul terrazzo. Ah, beh, allora, vai tranquillo, stanotte sarà bello. Forse sei sfortunato perché oggi piove. Vabbè, nel caso, ma c'è la cuccia, quella del cane. Aspetta, no, mettiti giù. Posso dopo? No, mi dispiace del cane, spostati. Hai comunque il terrazzo. Fortunatamente abbiamo un gran terrazzo, quindi Luca. Ci sono anche. Ci sono i materassini. Esatto, ci sono anche i pannolini per quando devi andare in bagno, ci chiudiamo fuori la finestra. Altrimenti fai come Sasha, che va bene, meglio che non lo dico. C'è il materassino, il cuscino e siamo a posto. Bene. Se piove, ciao. Sempre, non annego. Facciamo una prova, aspetta. Ok, puoi entrare. Ah no, a posto, sta facendo la prova Nanna. Perfetto, Nicole. Quello copriti. Perfetto. Ciao, noi andiamo al mare. Adios. Puzzi, Luca. Ma Luca o Ryan? Ah, Luca. No, Ryan. Muri faccio una masteggiamba, amici. Ciao, amici. Questo video è già iniziato 3 giorni fa, però, come sempre, lei deve fare lì. Comunque, siamo super vestiti, perché oggi Jeremy ha fatto il diluvio universale. Diluvio. Meno male che hai comprato il libro per leggere, per scoprire nuove parole. Brava, sono fiera di te. Non l'avevo detta questa cosa. Ah, ci picchia, ora lo sapete. Beh, comunque c'è stata questa scena meravigliosa di io e Ryan, non abbiamo ancora capito come si chiami, non ce lo vuole dire. Che tipo c'è stato un ciclone sul balcone, io e lui che cercavamo, tu raccogli quelle mutandine, tu raccogli. Io prendo quello, c'è avuto il cane che stava scappando, stava per volare il materassino. Comunque ce l'abbiamo fatta, tutti vivi. Oggi abbiamo prenotato in un ristorante con le altalene. Però piove, ha piovuto e piove, quindi non so se possiamo andare sulle altalene. Che tempo di cacca. Tanti auguri a te. Non ho voce, mi sono appena svegliata. Cosa stai facendo col mio zaino? Tanti auguri, quanti anni fai? Cavolo, che bel regalo, un sacchetto con un panda. Non vedevi l'ora. Vabbè, è il tuo compleanno, devi dedicarci un balletto. Ti è piaciuto? Tutto qui. Eh sì. Per il tuo compleanno tu hai fatto azzardata questa mossa. Cioè tu per il mio compleanno mi fai muovere? Ah scusa, cioè, non io volevo. Sono in vacanza e poi comunque. Non ho la voce, mi sono appena svegliata. Oggi il compleanno di mia sorella fa ben 20 anni. Quindi se lei fa 20 anni vuol dire che ne ho 31. E il mondo andrà avanti così. Io ho 11 anni più di lei. Quando lei è nata io avevo già 11 anni, facevo già le medie, ero già gigante. Quindi tanti auguri alla mia sorella preferita. Vediamo quanto sono belli. Sono molto belli, ma io non li rovinerei per andare al mare. Ma non stai andando al mare? Ah, allora bene. In realtà stiamo portando Gogo a fare la pisciona e la caccona. Raccogliete sempre gli escrementi dei vostri cani sulla strada. Fateli toccare. Grazie. Oggi è il mio compleanno, muri bangi una masteggiamba, amici. Ciao amici. E noi ci stiamo preparando perché oggi a Rimini ho organizzato un raduno con le bussole. Pago io il gelato, se ho io abbastanza soldi, non lo so. E sì, l'ho detto solo su Instagram perché comunque è illegale fare queste cose che faccio io. No, non dovevano venire tante persone, quindi comunque è stata una cosa organizzata qua. E su YouTube non avrei potuto dirlo perché i video di YouTube sono già uppati sul canale da mo. Quindi l'ho detto su Instagram un paio di giorni fa, speriamo ci sia qualche bussola perché almeno stiamo un po' insieme. Sì, è nata un po' una specie di discussione su Instagram, non so se l'avete seguita, del fatto che io ho detto ci vediamo alle 5, mangiamo un gelato e poi alle 6 facciamo le foto. E alcuni di voi hanno avuto il coraggio di dire, oh mio Dio, perché io le foto le volevo fare alle 5, alle 5 e mezza ci sei tu per dirmi che non posso farle alle 5 e mezza? Beh, sono quella che fa le foto con voi, quindi posso decidere a che ora facciamo le foto, visto che non c'è la sicurezza ed è tutto in mano mia, non voglio fare casini. Vabbè, comunque, scherzi a parte, siamo pronti. Guardate, c'è la cricca, si stava guardando che cosa aveva tra i piedi. Ok, è arrivato il nostro Ciulietto. Ciao Ciulietto, che si esibisce in un ballo sexy. Giulio, ma ti sei preparato ad hoc per il raduno? Ti sei vestito da spiaggia?
piscina. Ah, tu pensavi di andare in piscina, ok. Va bene, Niki, reggiseno, non facciamo vedere. E Ryan che fa cose? Ti sei fatto i capelli? Ma sei così affascinante, Riccio. Allora, dovete sapere, ve lo dico io. Vedete, adesso questo è Ryan con i capelli lisci. Questo quando... è Ryan con i capelli ricci. No, tra poco, al prossimo Vanni in piscina, vi farò vedere Ryan con i capelli ricci. E voi ci direte se Luca Ryan è più carino riccio o liscio. Noi votiamo per il riccio. Però lei dire che è la valigia più bella di tutti. Cos'è che devo dire? Sì, Ryan ha la valigia più bella di tutti con gli adesivi. Comunque, ora preparo le cose e vado a prendere il mio gelato con le mie pussole. A dopo. Stiamo arrivando, papi. Sei pronto a fare la sicurezza? Hai messo la maglia della sicurezza? Ho messo, sto nervoso. Sto nervoso, va benissimo. Tra l'altro, speravo in molte meno persone. Ne vedo già tantissime. Speriamo che le mie raccomandazioni di Instagram serviranno a qualcosa. Vediamo, non lo so. Sono tantissime, raga. C'è tipo una piazza già piena. Ciao! Ragazzi, cos'è venuto? Io non ce li ho i soldi per pagare il gelato a tutti, però. Mi fate diventare povera se lo pagano a tutti. Auguri! Auguri! Ciao! Ciao! Potete anche salutare, parlare, dire qualcosa. Ciao! Questo è il mio primo raduno dopo... Da quanti anni non faccio un raduno? 3? E l'ho detto l'altro ieri, come vi ho detto prima, io speravo nelle 20 persone. Penso di avere un problemino molto grande e non ho soldi per pagare il gelato a tutti. O facciamo una convenzione con la gelateria che ve li fa tutti a 1 euro e non mi basterebbero lo stesso. Però... Ci dai una mano? Vabbè, salutate tutti! Così apparite nel video. Adesso troveremo una soluzione. Allora raga, abbiamo intasato Rimini. Ci sono loro che sono in 5. Grazie gelateria, ti fanno un gusto a testa. Quindi raga, prendete il gelatino e ci vediamo dove eravamo prima. Sono diventati tutti gelatai tutta ad un tratto. No raga, abbiamo trovato tipo 350 coni, sta finendo il gelato. La stazione qua è delirante, un cioccolato! Ok, ce la stiamo facendo, adesso li raggiungiamo. Economici ragazzi, avete fatto spendere 500 euro in gelati da 1 euro. Lo segui il Papi Gamer, lo segui. Sabri, tu sei all'evento, ma io e la mia fidanzata ci stiamo appartando perché tu sei all'evento e ci stiamo annoiando. A te che non ti trovavamo, ti abbiamo cercato per tutta Rimini, eh? Mi sognerò stanotte. Veronica! Veronica! Ciao! Oggi ultimo giorno di vacanza con Papi e Maddi. Vi mancheremo tantissimo. Soprattutto vi mancheremo noi. Ah, quello lo penso anch'io. Comunque, siamo a Rimini, poi domani mattina ci sposteremo a Cattolica grazie al nostro Rod di fiducia non pagato, Ryan, nonché fidanzato della mia sorella. Prima o poi ci dirai come ti chiami? No. No, mai. E c'è anche Gogo che vuole la piadina. Zio Ryan, dagli un pezzo di piadina. Lui la vuole, eh? Grazie, zio Ryan. Io mi sto mangiando i calamari, la crì un'insalata di tonno.
sonno e loro cose che gli piacciono. Abbiamo fatto la macchiata al mare e ragazzi ho letto 38 pagine di libro, non ci crederete mai, vabbè è scritto abbastanza grande, non sono quelle scritture molto piccole, ho letto bene 38 pagine di libro. E per concludere, non so parlare, conclude, meno male che ho letto il libro, tra l'altro esatto, volevo farvi vedere dov'è il mio libro, che oggi al mare ho letto un libro intero dall'inizio alla fine, ok che mi è piaciuto però, cioè ragazzi non mai avrei pensato una roba simile, grazie Luca che mi passa il libro, ho letto, che me l'ha scelto mio papà, un libro che è caduto per terra, sul mangiare dei cani, è questo qua, si chiama Almeno il cane è un tipo a posto, l'autrice non la so perché non è un video sponsorizzato questo, è veramente un libro che ho comprato io in libreria per leggerlo e mi è piaciuto un botto, tanto che penso oggi di tornare in libreria a comprarmi un altro libro per le prossime vacanze. Comunque oggi destinazione San Marino perché papà ha trovato un ristorante super economico con una vista super fantastica, andiamo a vedere se è vero, però oggi tu entri nel marsupio perché ieri mi hai fatto dannare e ti ho dato i gogo sculaccioni. Volevamo ringraziare il nostro papà per questa fantastica escursione a San Marino per una cena, faremo una gara di vomito, chi vomita prima? Io vinco. No, mi sa che vinco io. Grazie all'autista per questa meravigliosa. Sì, sì, per questa meravigliosa. Siamo in montagna, le montagne sono zig zag. Le curve sono zig zag. Se ti lasci per 40 minuti a fare zig zag a Gardner, non vomita anche là. Certo. Allora. E in tutto questo allora ringraziamo il nostro adorato papà che ci ha portato a San Marino. Allora, in realtà io e la Nicola abbiamo provato a boicottare perché erano 40 minuti di strada, ma papà non ne ha voluto sentire, quindi ora gara di vomitello. Grazie papi. Ah, aspettate però, devo dirvi perché siamo venuti. Ragazzi, vi porto in un ristorante pazzesco con una vista fenomenale. Cosa cambia dagli altri ristoranti di Rimini? Andiamo a vederla. Ah, la vista è sugli altri tavoli. Bello, c'è buio, un geranio e qualcosa là. C'è il tramonto, che carino. Questa è la testa di mio padre. Vedo che ti vomiterò in testa. Ed essendo al mare, io penso che opterò per i passatelli in brodo o i cappelletti. Cosa sono? Ma come cosa sono? Mamma mia. Ci sono le costine, papà, ti voglio bene. Buone. Mi piacciono, prenderò prima e seconda. Tanto Sasha arriva domani, quindi non mi può sgridare. Ciao, oh, cosa hai detto? Ti faccio un video, faccio vedere a Sasha e ti svegliamo insieme. Non ci pensare. Wow, sono arrivati i nostri passatelli. Adesso gli chiediamo, scusi, noi vorremmo avere del pollo per il cane. Grazie. Anche Gogo vuole assaggiare il passatello perché lui non l'ha mai mangiato qui in Romagna. Quindi ecco qui il suo passatello. Eccolo qui il passatello. Grazie, che buono. Ti piace molto il passatello, eh? Molto molto. Questo è stalking, raga. Avete presente la clip che avete visto anche voi? Io ho fatto una storia dove qui davo un passatello. No amore, non c'è niente, sto scherzando. Sto facendo finta. Davo un passatello a Goggo. È venuto il cameriere a dirmi che mi stanno cercando dei ragazzini che hanno riconosciuto il pavimento della mia storia. Non è che è un pavimento così strano e così particolare. Chi è che di voi ha riconosciuto il pavimento? Cioè voi avete riconosciuto il pavimento? Sapete come si chiama questo? Stalking. Non mi si vede, ma dicevo, aspettate che mi illumino d'immenso. Cosa stai per fare? Voglio vedere se... No, dicevo. Ecco, ora mi vedete. Visto che siamo venuti qua per il panorama, ora ve lo faccio vedere, siete pronti? Wow, grazie papà! È così meraviglioso! Cosa ne pensi di questo panorama fantastico? Io ho fatto la clip prima e quindi ce l'ho illuminato. Ah, ok. Sei bellissima. Che bello quel cagnone. Gogo. Quindi anche tu mi hai riconosciuto dal pavimento delle storie. È proprio un pavimento così famoso, quindi quello. Sì, okay. Dalla parete in roccia. Ah, dalla parete. Allora va bene. Incredibile da pensare, ma ragazzi, sono tornata alla libreria a cercarmi degli altri libri da leggere. So che per voi è impossibile, ma è successo, ragazzi. Il miracolo è successo. Leggete anche voi. Allora, devo farvi vedere le mie letture importantissime. Ne ho presa una che ci metterò una vita perché sono sei libri insieme. Devo scartolarmi. Grazie, dal titolo La Pimpa. Ho preso La Pimpa perché uno dei prossimi tatuaggi sarà appunto sulla pimpa e quindi devo scegliere un'immagine. Papà mi ha consigliato questo, Miss Comedy Queen. E la Maddi ha regalato, aiuto non ci arrivo, a me e alla mia sorellina, Il Piccolo Principe, che io ho letto alle elementari, mi sono completamente scordata, ma dicono sia una delle letture più belle del mondo. E quindi abbiamo i libri anche per i prossimi giorni.